all'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado De Filippi Sgalli di Cava dei Tirreni, che dirigo oramai da 3 anni. È un istituto complesso perché è formato dall'unione di 2 sedi, il De Filippis appunto e il Galdi, 2 sedi entrambe intitolate a personaggi cavesi, e anche questo indica il radicamento dell'istituzione nel territorio cittadino. Nella sede del De Filippis si possono frequentare 3 tipi di indirizzi: o l'indirizzo linguistico, o l'indirizzo delle scienze umane, o l'indirizzo delle scienze umane con opzione economico-sociale. Mentre al Galdi, coloro che si iscrivono potranno frequentare o il liceo classico o il liceo musicale. Tutti gli indirizzi offrono la possibilità alle studentesse e agli studenti che eventualmente li frequentano di formarsi una preparazione solida di istruzione e formazione che consenta loro il prosieguo degli studi in qualsiasi percorso universitario, e ciò è dimostrato da una serie di indagini a cui le scuole secondarie di secondo grado partecipano e delle quali noi poi veniamo a conoscenza come dati statistici di restituzione. Ciascun indirizzo può essere definito con una sorta di slogan, ovvero con una frase piuttosto lapidaria ed essenziale che ne spieghi il curriculum di studio. Per il liceo linguistico possiamo dire che è il curriculum all'insegna dell'Europa e del mondo. Per il liceo delle scienze umane è un curriculum finalizzato alla lettura della realtà sociale, dei fenomeni educativi e dei processi formativi. Per il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale, il cosiddetto LES, si tratta di un curriculum in sintonia con il mondo attuale per lo studio interdisciplinare di economia, diritto e statistica. Per il liceo classico è un curriculum legato alle nostre radici, ma con lo sguardo aperto alla contemporaneità. Per il liceo musicale è un curriculum fortemente orientato alla musica, non solo come pratica musicale, ma anche di tutte quelle discipline che formano la figura più ampia dell'esperto di musica. Tutto l'Istituto De Filippi Sgalli si identifica in una vision: trasformare gli specchi in finestre. Da questa vision deriva la traduzione pratica nella mission nella quale noi ci identifichiamo. Scusate il fermento, siamo impegnati a imparare per crescere. Cerco di spiegare brevemente. La mission è come dice appunto la parola, un ideale cui tendere, cui noi tendiamo come istituto, ed è espressa in prima persona per indicare l'alunno protagonista, anzi gli alunni protagonisti della loro formazione, e attraverso tutti i percorsi che frequentano qui a scuola, tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa, i percorsi di PCTO e tutto ciò che quotidianamente svolgiamo a scuola, gli alunni apprendono le loro conoscenze, maturano delle abilità e conquistano delle competenze con le quali poi affrontare il mondo futuro. Mentre trasformare gli specchi in finestre significa rendere tutto estremamente limpido, visibile a tutti, e imparare anche attraverso i percorsi scolastici a leggere la realtà, a vederla,
attraverso appunto una visione che possa essere critica e personale.